Hey gents, I'm outside of Ettore Veneto in Italy and I got to spend the day with Roberto Bottoli and Ettore Bottoli to talk about their fifth generation woolen mill here in Italy. And so we have some incredible interviews and I want to tell you the story about this historic woolen mill. So I joined the company 2 years ago. I lived all my life abroad. I spent all my life in London, New York, Paris, Milan, and working always for fashion company. At the end, I said, now it's time to go back to the roots, to my family business. All my friends, they said, you are crazy, how you can move from London to a small city as Vittorio Veneto. But I swear to you that I never regret this decision. Veneto for me is everything, and it's not just a motto. La Bottoli è in Veneto, nel nord dell'Italia, a 60 km da Venezia. Veneto è sempre stata un'area tessile importante fin dal tempo della Serenissima, quindi 1300 e anni successivi. Vittorio Veneto in particolare è stata ricca di aziende tessili perché c'era una notevole pastorizia, quindi disponibilità di pecore che venivano lavate, follate e lavorate, queste lane, nella nostra zona che è abbondante d'acqua. Difatti il nostro nonnificio è sorto lungo il fiume, si chiama Meschio, che dava abbondante acqua per le lavorazioni. L'acqua è sempre importante per la nascita dell'industria tessile. La Bottoli effettivamente nasce nel 1861 da una famiglia di imprenditori che cominciò con la produzione di coperte e di panni di lana. Poi l'azienda si è sviluppata, ha sempre avuto una filosofia e un indirizzo preciso: tessuti maschili, non tinta unita ma fantasia. Quindi fin dalle origini si è specializzata nella fantasia. Io personalmente guido l'azienda dal 1968 e ancor più mi sono dedicato alla fantasia nei tessuti, principalmente scegliendo la strada delle giacche, perché altre zone d'Italia si sono specializzate nel tessuto per abito e noi siamo specializzati nel tessuto per giacche. In questo campo siamo diventati modestamente leader mondiali perché la nostra collezione è molto vasta, molto ricca, è rappresentata da circa 25-30 tipologie di tessuto diverse per ogni stagione, stagione primavera-estate e stagione autunno-inverno. Principalmente la Bottoli ha sempre lavorato fibre naturali, quindi lana in particolare, poi negli anni il lino, la canapa, il cotone, la seta, e quindi con queste fibre naturali abbiamo portato avanti una cultura di naturalità. Negli ultimi anni abbiamo anche sviluppato, primi fra tutti in Italia, una linea di tessuti ecologici senza tinture, ci permettono di essere veramente ecologisti perché facciamo i tessuti senza l'ausilio di coloranti. Noi, sia in Italia che all'estero, siamo considerati dai nostri clienti dei veri portatori e sostenitori del Made in Italy, proprio perché tutte le nostre lavorazioni sono svolte assolutamente solo in Italia. Il nostro processo produttivo, che parte dalla lana lavata italiana o di tutte le altre provenienze del mondo, usiamo lana della Nuova Zelanda, lana del Sud America, lana della Spagna, vari tipi di merinos e anche la lana italiana. What my father is trying to say is that our is real made in Italy. So it's not just to put the label made in Italy as many other competitors or company does. It's not just a statement, it's something that it's very difficult to achieve. And it's our blood, it's our sweat, every day work to still make alive this company and permit that people, they use real Made in Italy fabrics. In tutta Italia abbiamo, non sono di proprietà, però sono per noi, sono greci riservati per la nostra produzione. So, that they take us company here, we have few ships that are part of the family.
Of course, these are used only for sampling, for starting. 22,000. We have 20,000 ships, but not here, but are in the mid of Italy. We use their wool exclusively, so they are exclusive for us. They are in the Puglia, Abruzzo and Molise, so this region is between Venice and Rome, let's say. It's in the mid part of Italy. Puglia. And Puglia, which is the south part of Italy. And we are really proud to have discovered and selected them. Not now, where it's a trend to be sustainable and ecological, that because now it just seems a trend, but it was something that my father did 17 years ago. So he was a kind of pioneer of ecologism. Noi abbiamo cominciato nell'anno 2001 a selezionare alcune razze italiane, si chiamano Gentile di Puglia e Sopralissana, che sono delle razze merino che molto famose negli anni passati, ma poi lentamente erano state accantonate, perché in Italia le pecore vengono allevate soprattutto per la carne, per il latte e per il formaggio, perché la produzione della lana non è molto remunerativa per i pastori. Quindi ne abbiamo selezionato queste razze che invece fanno una lana molto fine e abbiamo cercato di moltiplicare il numero di queste pecore. Ne abbiamo una tipologia fatta con una materia prima molto speciale, molto gonfiante, molto sportiva, e un aspetto naturale che deriva dal fatto che manca la tintura, perché l'operazione di tintura danneggia leggermente la materia, perché viene fatta a 100 gradi di temperatura, quindi si danneggia il materiale. La fibra usata al naturale conserva delle doti di qualità superiore. Quest'anno abbiamo un articolo che mi ha chiamato Ecofile, che abbiamo raggiunto 18 microni e mezzo di finezza. Quindi abbiamo una specialità che può servire anche ai clienti di alta gamma. One thing that it's extremely important and made us alive, that we are fully vertical. So we are one of the few wool mill that exist. So everything is made internally. So technically we can make from the wool to the final fabrics between 24 hours and 48 hours, and this is a total record. And that's why every company loves us, because we are super fast. So there you have it, gents. I hope the next time you see a Bottoli logo as you're shopping for any garments, you can see the centuries of craft, skill, and expertise that go into these garments, and have an entirely new appreciation for where our clothing and our materials really come from. It was an honor to spend time with the Bottoli family, and I hope you check out the collection with Oliver Wicks that they just did. It is the best price points that you'll be able to find these Bottoli garments, but still extremely high quality all around. Until next time, gents, this is the Cavalier.